chiama? Ellie Schlein. Mi chiamo David e sono di Treviso, quindi sono anche qui vicino. Mara Bizzotto. Mi chiamo Remo Sernagiotto. Cioè, da bambino non si interessava di politica? No. Oh, assolutamente no. Mi interessavo di costruire capanne nei boschi, di... giocavo tanto al computer all'epoca. Perché ho deciso di fare politica? Ho sempre pensato che in fondo, invece di criticare sempre, bisognava fare qualcosa, no? Secondo lei è importante studiare? Molto, moltissimo, certo. È la cosa che ci rende più liberi. Serve imparare per se stessi, costruire. È importante studiare, è importante conoscere, ma soprattutto è importante non perdere mai la voglia di studiare, perché da imparare c'è tanto, io sto imparando tanto dal Parlamento europeo. Per lei il fenomeno migratorio è un bene o un male? La cosa più importante da fare sarebbe aiutare queste persone nel loro paese. La comunità deve essere solidale, questa è la grande parola, solidarietà. In questo momento c'è molta paura, c'è molta poca informazione, quindi sai, quando una persona ha paura fa delle cose che non dovrebbe fare. Cos'è per lei la pace? Questa è una bella domanda. È la cosa più importante. La pace è l'unica cosa che conosco, è l'unica cosa che conosco perché ho avuto la fortuna, come voi, di nascere e crescere in una generazione che è la prima che è nata e cresciuta europea. Se non c'è la pace, il conflitto. Ma guardate, non guardate la pace tra gli stati, tra quello che vediamo, ma pensate se nella vostra scuola ci fosse un conflitto tra i vostri insegnanti e un conflitto tra voi bambini, senza arrivare a quella che è la guerra che conosciamo. Sarebbe una scuola che non produrrebbe nulla di buono. Prima dell'Unione Europea si è sempre saputo fare soltanto la guerra. Lei riceve un compenso per fare l'eurodeputato? Dannatamente alto. Siamo molto fortunati. È giusto che ci sia un'indennità, potrebbe anche essere un po' ridotta. Vuoi sapere anche il compenso? Fare il parlamentare bene significa dedicare veramente 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Prendiamo 6.245 euro al mese. E poi abbiamo una diaria per i giorni che noi stiamo a Strasburgo e a Bruxelles. Perché hai deciso di venire qui nella nostra scuola a parlare con i ragazzi? Voi siete diretti, siete chiari, avete le idee chiare, la vostra semplicità a volte dovrebbe arrivare al Parlamento europeo. Mi piace molto perché seguite la politica. Perché al momento è la cosa più divertente che ho fatto in quest'anno, al Parlamento è tutto così noioso. I grandi, le persone che sono al Parlamento europeo, ma che sono anche a Roma, non capiscono di cosa avete bisogno voi, quindi perché non venire a parlare con voi, a capire di cosa avete bisogno, di cosa volete? Vuol dire che vi interessate, guardate anche i telegiornali e non solo altre cose, e dovete continuarlo a farlo. E poi voi siete molto più cattivi dei giornalisti, quindi... È stato un incontro molto bello, i ragazzi sono stati bravissimi, domande difficili. Ci state tutti? Mi devo sedere qui come Fantozzi. Ho un problema. Bisogna rifare tutto.